Continuiamo ad esplorare il fantastico mondo del trading automatico, quindi di quelle strategie automatizzate che utilizzano alcuni indicatori, alcuni segnali per entrare e uscire dal mercato in maniera completamente autonoma, senza necessità di intervento alcuno. Oggi vi mostro una strategia potentissima che è di tipo trend follower, ovvero punta ad individuare i trend, i movimenti, rialzisti o ribassisti che siano, perché è una strategia che opera sia long che short, profittando da qualsiasi condizione del mercato. La strategia utilizza alcuni segnali dati da alcuni indicatori che vi spiegherò tra poco. Vi stupirà il modo in cui vengono utilizzate le medie mobili, in particolare un modo tutto nuovo, e entra nel momento in cui nasce il trend e esce invece nel momento in cui il trend si esaurisce, con risultati eccezionalmente positivi. Nel video di oggi vi mostrerò un po' l'anatomia di questa strategia, quindi che indicatori usa, che segnali usa, vi mostrerò i risultati che ottiene, vi mostrerò i parametri configurabili perché c'è un pannello di controllo da cui poter cambiare alcune impostazioni per ottenere migliori risultati anche su time frames intraday, perché sì, è una strategia che si adatta sia allo swing trading, quindi su time frames più rilassati, che sullo scalping, quindi su time frames più di breve. Addirittura vi mostro anche come configurarla sul time frame di un'ora. E infine, per i più smanettoni, se vedete che il video è molto lungo, è per questo, perché gli ultimi 10 minuti sono dedicati all'analisi del codice sorgente, dedicato a chi vuole imparare o approfondire Pine Script tramite, diciamo, il reverse engineering di una strategia già fatta. Particolarmente utile, magari anche in vista del fatto che nei prossimi video vorrei trattare il modo per collegare TradingView direttamente agli exchange per impostare appunto direttamente ordini. Quindi io vi consiglio di vedere comunque il video fino alla fine, magari aumentate nella velocità se vi risulta troppo lungo. Buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Il tema del trading automatico appassiona ai massimi, vi gasa ai massimi recentemente, e quindi ho deciso di spingere in questa direzione, fornendovi sempre più contenuti, sempre più strategie e sempre più dettagli per mettere in piedi appunto il vostro trading bot. Oggi, come vi dicevo, vediamo un'altra strategia. In futuro vedremo dei tool per concretizzare queste stesse strategie. Vi ricordo che se avete dei dubbi, delle domande o semplicemente volete dirmi qualcosa che vorreste sapere sul trading automatico, scrivetemelo nei commenti, così prendo ispirazione e i prossimi video li faccio in base appunto alla vostra richiesta e alla vostra necessità. Vi ricordo che se apprezzate sempre i miei video e i miei contenuti, cortesemente lasciatemi un like anche a questo video. Mi gasate, lo sapete, ai massimi, e a voi non costa nulla. Iscrivetevi al canale, cliccate la campanellina per ricevere tutte le notifiche. È fondamentale vedere subito i miei video. Il tempismo è tutto nelle cripto e non arrivare in ritardo, e quindi notifiche attive. Infine, seguitemi sugli altri canali social di cui trovate tutti i link giù in descrizione. E adesso basta, andiamo a vedere questa nuova strategia Trend Follower. Seguitemi. Iniziamo con la prima parte, nonché la più importante del video, ovvero questa strategia che cosa fa? Come funziona, quali indicatori utilizza per entrare e uscire dal mercato e come li utilizza, che risultati ottiene sui vari time frames di riferimento. Allora, tuffiamoci subito in questa cosa. Questa strategia è di tipo trend follower. Cosa vuol dire? Vuol dire che punta a entrare a mercato laddove ci sono i segnali che le dicono che sta nascendo un trend, ovvero un movimento espansivo. Che sia rialzista o ribassista non ci interessa, perché questa strategia apre posizioni sia long che short. Perché vuole andare a beccare i trend? Perché i trend sono le situazioni ottimali per fare profitto. Abbiamo la possibilità, con una sola posizione, di andare a cavalcare tutto un movimento espansivo del mercato e quindi di massimizzare il profitto, appunto minimizzando il numero di posizioni aperte e quindi di fees pagate. Questo è l'ideale che dovrebbe essere un po' per qualsiasi strategia. Il difficile è quali segnali utilizzare per andare a beccare i trend abbastanza in anticipo, quindi senza entrare in ritardo e cavalcarlo il più possibile, quindi evitando di uscire troppo presto. Il segnale che utilizzo io in questo caso è la pendenza di una media mobile esponenziale, in particolare della media mobile esponenziale a 130 campioni, che viene utilizzata come diciamo sorgente di questa strategia, sulla quale applico il calcolo della pendenza. La pendenza è banalmente appunto quanto è ripida la media mobile e che segnale mi dà questo.
Una pendenza bassa, ok, vuol dire che il trend è molto debole, ok? È un trend che, come dire, è in esaurimento, un trend nel peggiore dei casi ribassista, un trend comunque che non spinge, quindi un non trend, e non voglio entrare in quelle situazioni lì. Quando invece la pendenza mostra un incremento, quindi la media mobile diventa più ripida, significa che c'è accelerazione nel prezzo, ed è proprio lì che io voglio entrare, riuscendo a beccare quando l'accelerazione del prezzo aumenta, riesco a entrare in un trend molto in anticipo rispetto ai classici segnali che mi danno ad esempio le medie mobili sul prezzo. Ho un segnale ottimale in questo esempio, e vi mostrerò tra poco effettivamente i risultati che mi danno ragione. In questo modo, come vi dicevo, vado a beccare tutti i trend, perché questa strategia lì, cioè, non se ne perde effettivamente neanche uno. L'unica controindicazione che ho è il fatto di ogni tanto avere dei falsi positivi, quindi andare ad aprire posizioni superflue, a volte anche in perdita ovviamente, quando effettivamente un trend non nasce. D'altronde, se avesse un'accuratezza del 100% sarebbe una cosa ovviamente inesistente, impossibile, cioè non esiste una cosa del genere. Ad ogni lato positivo ci sono i lati negativi. Il lato positivo in questo caso è che va a beccare tutti quanti i trend, il lato negativo è che ogni tanto c'è qualche falso positivo. Ovviamente il peso del risultato deve essere a favore dei lati positivi, altrimenti la strategia non avrebbe ragione d'essere. E in questo caso effettivamente è così, perché questa strategia ottiene ottimi risultati. In questo esempio ho ipotizzato un utilizzo totale del capitale, visto che la strategia appunto è trend follower e segue sia i rialzi che i ribassi, e il drawdown, considerando che appunto è un impiego totale del capitale, è estremamente positivo. Pensate che, se riportiamo all'esempio della strategia scorsa dove utilizzavo il 30% del capitale, questo drawdown si riduce molto meno ad un terzo di questo valore, quindi si parla dell'8%, ed è veramente un ottimo risultato per una strategia di questo tipo. Tra l'altro, questa strategia, come vi mostrerò tra poco, funziona molto bene su tutti i time frames praticamente, a partire anche da quello orario, quindi anche sull'intraday. Lì dovremo avere delle accortezze diverse, lo vedremo ovviamente quando andiamo a vedere come impostare anche i parametri a seconda dell'applicazione. Lì si va più sullo scalping, qua invece siamo più sullo swing trading. Eravamo arrivati al discorso della pendenza. Allora, vi dicevo, la pendenza della media mobile 130 mi grafica l'accelerazione del trend. Sulla pendenza stessa vado a fare una banale trend analysis, utilizzando di nuovo due medie mobili esponenziali, la 9 e la 21. Queste due medie mobili esponenziali sono finalizzate, applicate alla pendenza, banalmente a dirmi se essa è in uptrend o in downtrend, quindi i classici segnali di golden cross per inizio di uptrend e di death cross per inizio di downtrend, ok? E banalissimamente i segnali di ingresso e di uscita a mercato di questa strategia è che io entro, cioè io ho un segnale positivo da parte della pendenza di questo indicatore qua, qualora le medie mobili sono in golden cross sulla pendenza, quindi ho che la EMA 9 è maggiore della EMA 21 sulla pendenza, e invece chiudo la posizione long e ne apro una short quando la EMA 9 è sotto la EMA 21 nella pendenza. Perché? Perché nel primo caso ho un trend in accelerazione, quindi un uptrend, nel secondo caso ho un trend in decelerazione e quindi un downtrend, fino ad arrivare al caso estremo in cui si arriva addirittura a un'accelerazione negativa, ovvero la pendenza che scende sotto lo zero, ok? Quindi questo è il segnale di base. Non è sufficiente, perché così facendo incorrerei in molte false posizioni, e quindi a questo aggiungo un filtro che mi dice di aprire, utilizza la EMA 200 sul prezzo stavolta, e mi dice di aprire posizioni solo long se il prezzo è sopra la EMA 200 e solo short se il prezzo è sotto la EMA 200, ok? Questo per evitare di aprire delle posizioni errate, quindi di aprire dei long quando il prezzo è in downtrend e degli short quando il prezzo è in uptrend. Combinando questi due segnali riesco a minimizzare il numero di posizioni aperte e massimizzare il profitto, e anche minimizzare il drawdown. Vi faccio vedere un semplice confronto, perché nel pannello di controllo della strategia ho messo la possibilità di disattivare il filtro sulla EMA 200 del prezzo, quindi il trend filter. Guardate, se lo disattivo in questo caso ho un peggioramento delle performance, perché ad esempio vedete qua sopra mi va ad aprire delle posizioni short con un prezzo che invece è sopra la media mobile, vedete che il trend è rialzista, e quindi questo mi causa un peggioramento della situazione globale. Infatti anche il
il drawdown incrementa. Con il trend filter vedete che tutte le posizioni short sopra la EMA 200 spariscono e tutte le posizioni long sotto la EMA 200 spariscono, e questo mi porta ad un netto miglioramento della situazione. Con soltanto 32 posizioni, in questo esempio che è il daily, ho un profitto ottimo, un win rate ottimo, un rischio rendimento ottimo e un drawdown direi ottimo. Adesso direi che è l'ora di fare lo step successivo e andare a vedere sui diversi time frames, modificando i parametri, come cambia questa strategia, quindi come andarla ad applicare anche ad un'operatività più veloce di quella giornaliera, perché un ottimo modo ad esempio di utilizzare queste strategie è quello di farne andare più istanze in parallelo, magari una sul daily, una sulle 4 ore, una sull'orario, andando ad allocare differenti capitali ovviamente su ognuna di esse. Tendenzialmente sulle strategie più veloci si allocano capitali minori, però de gustibus. Quindi passiamo alla parte 2, ovvero l'impostazione dei parametri. I parametri ve li ho già praticamente introdotti tutti durante la spiegazione della strategia, tranne uno che vi spiego adesso. Quello non ve l'ho detto perché è studiato espressamente per i time frames più brevi. In ogni caso, cliccando sulla rotellina vi apre il pannello di controllo della strategia e sotto la tab input potete scegliere appunto tutti quanti i parametri, a partire dalla media mobile sorgente. Come vi dicevo, cioè è la media mobile sulla quale viene calcolata la pendenza, sulla quale poi vengono generati i segnali. Come vi dicevo, io utilizzo la EMA 130 e mi trovo benissimo, non vedo motivo di cambiarla, ma se voleste cambiarla è possibile scegliere la media mobile semplice anziché esponenziale e cambiare il periodo. Ok, ovviamente si può fare tutti i test del caso, i risultati vengono aggiornati in tempo reale e i grafici anche, tuttavia ve l'ho detto, io ho fatto un po' di test e quella ottimale è la EMA 130. In seguito queste fast slope MA length e slow slope MA length, che non è uno scioglilingua, sono le due medie mobili esponenziali applicate sulla pendenza e sono quelle che generano i segnali. Ok, quindi la media mobile veloce io l'ho messa a 9 e la lenta, chiamiamola così, a 21. Anche in questo caso, andando a cambiare la velocità di queste medie mobili, si ottengono risultati molto differenti e, che dire, io mi trovo molto bene sempre con le 9:21, ma potete tranquillamente fare tutti i test del caso, insomma affari vostri, nel senso, se volete fare prove di cambiare lunghezza e cambiare velocità, io ho messo tutto impostabile perché non si sa mai che qualcuno scopra una nuova configurazione che funziona ancora meglio. È completamente open source la cosa. A voi tutti i test, poi ovviamente fatemi sapere come vi va. A proposito, nei commenti ditemi se vi piacciono questi argomenti, se vi piace parlare di strategie automatiche, se vi piace questo mio esporvi un po' tutto, il potervele customizzare anche da soli, e come le applichereste e se le applichereste. Insomma, i commenti anche per discutere un po' tutti insieme. Infine abbiamo il filtro del trend, quindi intanto se applicarlo oppure no. Non applicandolo, come vedete, aumenta il totale delle posizioni, quello che abbiamo detto prima, insomma, rischia di aprire posizioni contro trend, e nel caso in cui lo vogliate applicare, il periodo e il tipo della media mobile che fa da filtro. Quindi media mobile esponenziale o semplice e il periodo, per l'appunto, se ne volete una più lenta, più veloce in base all'asset, magari se lo applicate a un altcoin volete un'impostazione diversa, insomma anche qua è tutto aperto alle prove che volete fare. Sappiate che appunto lo scopo di questo parametro è andare ad abilitare o meno e a modificare i parametri del filtraggio del prezzo, quindi del trend del prezzo. Se il prezzo è superiore a questa media mobile che impostate, se il flag è attivo, apre solo posizioni long. Se il prezzo è inferiore a questo filtraggio qua, apre solo posizioni short. Ok, quindi ad esempio se ho un segnale di cross ribassista delle medie mobili sulla pendenza, che sarebbe un segnale di chiusura posizione e apertura short, nel caso in cui mi trovo sopra il filtro chiude la posizione ma non apre lo short, questo appunto per evitare i falsi positivi che dicevamo prima. Qua sotto abbiamo un volatility filter di cui vorrei parlare tra poco, perché serve, come vi dicevo, per i time frames più brevi. Andiamo ad esplorarli. Allora andiamo a vedere come si comporta, cambiamo completamente i connotati di questa strategia, dal daily andiamo all'orario. Come si comporta?
comporta? Allora, è un po' diverso il profilo per ovvi motivi. Abbiamo un profitto netto che diminuisce, ma anche perché comunque è aumentato incredibilmente il numero di operazioni, quindi attenzione, cioè ci sono molte più fees, è diminuito molto il win rate perché anche in questo caso abbiamo molte più operazioni e il drawdown è rimasto pressoché costante. Quindi ecco, ovviamente tra le due configurazioni l'orario viene un po' meno voglia di utilizzarlo. Chiaramente questo è un estremo, poi ci sono anche tutti i casi intermedi delle 2 ore, 3 ore, 4 ore. In ogni caso, al momento è una strategia che risulta comunque profittevole, nonostante sia una strategia rischiosa, perché drawdown abbastanza alto e profitto comunque buono, ma a fronte di un drawdown discretamente alto, e il motivo per cui ci allocherei meno capitale è proprio questo. Considerate che questo il campione utilizzato, nel senso la finestra temporale, è molto più breve di prima, perché i dati di un'ora su TradingView sono molto meno rispetto a quelli del giornaliero. Quindi se il giornaliero partiva dal 2017-18, quello che è, questo è molto meno, e quindi anche ovviamente si perde tutti i grossi trend che ci sono stati prima, che ben conosciamo. In ogni caso, come si può fare a migliorare questa situazione che vedete è caratterizzata dall'apertura di una marea di posizioni, ed è una cosa che magari non sempre ci piace, perché andiamo sì a beccare i trend come in questo caso, o magari in questo se adesso continua a scendere, in quest'altro caso, però andiamo anche ad aprire un sacco di posizioni in lateralità che sono posizioni a tutti gli effetti inutili. Quindi cosa si può fare? Beh, innanzitutto si può smanettare un po' con gli altri parametri come abbiamo visto prima, per vedere quelli che meglio si adattano a un time frame così di breve, che è una cosa che lascio a voi, perché io, non operando sui time frames così di breve, non ci ho perso troppo tempo. La cosa che ho implementato è il volatility filter. Il volatility filter mi va a limitare l'apertura di una posizione soltanto nel caso in cui la deviazione standard del prezzo è superiore alla media della deviazione standard negli ultimi 30 campioni. Questo vuol dire che c'è una volatilità sopra la media, banalmente. E quindi questo vuol dire che io penso che non siamo in una fase di compressione, di lateralità. Siamo in una fase molto più probabile di trend. Andiamo ad applicarlo e vediamo come cambia il risultato. Vedete che cambia enormemente, si riduce in maniera pazzesca il drawdown, aumenta la profittabilità della strategia, diminuisce il numero di posizioni aperte, aumenta il win rate, insomma abbiamo solo che da guadagnarci. Poi c'è da smanettare un po', volendo, con la lunghezza della deviazione standard. Io ho considerato la deviazione standard negli ultimi 20 campioni e la media mobile sulla deviazione standard a 30 campioni. Andando a modificare questi parametri si può andare a cambiare di nuovo i connotati di questa strategia. Io ho trovato un buon compromesso con 20 e 30. Anche qua lascio a voi l'ardua sentenza. Quindi questo è il profilo della strategia su un time frame così di breve. Sui time frames di breve il mio consiglio spassionato è di utilizzare tutti quanti i filtri, perché vedete che se andiamo a togliere i filtri diventa un macello, diventa uno schifo questa strategia, perché mi apre una valanga di posizioni. Questo perché i time frames di breve sono caratterizzati dalla presenza di maggior rumore. E quindi questo è quanto per ciò che riguarda i parametri. E ora andiamo a chiudere il video andando a vedere il codice sorgente. Vista la maggior complessità della strategia, anche il codice sorgente è leggermente più complesso. Allora, iniziamo con la riga, con il comando strategy, che mi mostra un po' il titolo della strategia e i parametri iniziali. Qui ho messo un initial capital di 100.000, un numero a caso. Default quantity type significa quanto capitale viene impiegato, cioè se una quantità fissa piuttosto che una percentuale, io ho messo percentuale. Il tipo di commissione, che anch'essa è percentuale, il valore, che è 0,06%, vi ricordo, utilizzando una condizione di ordine market con BitMEX, con il referral utilizzato che dà lo sconto. Il mio referral, parentesi di nuovo, è in descrizione e vi ringrazio molto se lo utilizzate. Lo slippage pari a 2 tick ad ogni posizione aperta, che è, vi ricordo, una stima pessimistica, e quindi in realtà se volete andare a cambiare ad esempio il discorso dello slippage, qua
potete tranquillamente metterlo anche a 1 e vedete che vi aumenta sensibilmente, insomma, il profitto e diminuisce il drawdown. Comunque per la stima lasciamolo pure a 2, così abbiamo una stima pessimistica. Default quantity value è la quantità default di capitale utilizzato, che è 30%, poi io l'ho modificata a 100. Overlay false vuol dire che il grafico, cioè tutto il segnale su cui si basa la strategia, non è da graficare sopra il prezzo ma sotto. Sono veloce nella spiegazione del codice sorgente, altrimenti ci mettiamo 6 ore. Poi se volete approfondire magari scrivete nei commenti, chiedete pure. Poi definizione degli input, quindi tutti quei valori che è possibile scegliere, come vi dicevo, da input, dal pannello di controllo della strategia. Abbiamo la media, quindi la media mobile sorgente, di che tipo? Stringa, perché è EMA o SMA, è possibile scegliere col menu a tendina. Il parametro options, tra parentesi quadre, mi dà le opzioni possibili nel menu a tendina, ed è una stringa, chiaramente, con valore di default EMA. Lunghezza, 130 come default, valore minimo 1, ed è source MA length, semplicemente il titolo dell'input. Poi abbiamo le due pendenze, che in inglese si dice slope, quindi slope fast e slope slow, quindi input con default 9 la fast, input con default 21 la slow, ed è banalmente un numero. Trend filter, qui abbiamo il filtro sì o no, come vedete è un boolean, true o false, con default true. Poi il periodo, che abbiamo il default 200, che è ovviamente il periodo della media mobile, e di nuovo il tipo di media mobile, che come in questo caso è una stringa con default EMA e opzioni EMA SMA. Poi abbiamo il volatility filter, che è un po' la stessa cosa, abbiamo il sì o no, il flag, quindi un boolean con default a false, e la deviazione standard, la lunghezza della deviazione standard e della media mobile sulla deviazione standard, con default a 20 e a 30, che sono numeri. Quindi questi sono gli input. Poi andiamo a calcolare le variabili, quindi abbiamo la variabile di uscita, che se abbiamo scelto sotto l'input average EMA sarà la EMA con parametri la chiusura e la lunghezza, quindi EMA del prezzo e lunghezza, che è 130. Se abbiamo scelto invece la SMA, quindi else, abbiamo la SMA close length sempre. Il calcolo della pendenza fatto in maniera discreta, ovviamente, la slope, cambiamento del prezzo, change dell'out, quindi della media mobile, fratto la media mobile per normalizzarla. Il classico delta x fratto x, un po' il calcolo appunto come se fosse la derivata, ma discreta, appunto la variazione nell'unità di tempo che mi dà poi la pendenza. Poi abbiamo le due medie mobili sulla pendenza, quindi EMA di slope e slope fast length, e slope e slope slow length, che sono tutti i parametri usati prima, è banalmente il calcolo delle due medie mobili da graficare qua sopra. Poi variabili accessorie e condizioni, ovvero sono le condizioni di ingresso e di uscita, le condizioni di trend, di volatilità, eccetera. Come le ho impostate? Allora, innanzitutto ho definito le trend condition long, trend condition short, quindi se il trend filter type è EMA, vado a cercarla sulla EMA, altrimenti sulla SMA, quindi in questo caso è la scelta della media mobile. Se ho scelto EMA, devo avere che il prezzo è maggiore della EMA, del prezzo, con durata trend filter period, che è l'altro parametro, ok? Tutto a scelta, altrimenti la SMA. Trend condition short, contrario, è questa ribaltata, quindi il prezzo non maggiore ma minore, e mi dice quando invece aprire solo posizioni short. Volatility condition, allora qua è la condizione in cui si attiva il filtro volatilità, quindi abbiamo volatilità. Quindi la deviazione standard del prezzo in una durata pari a volatility stdev length, che è il parametro input, è maggiore della media mobile semplice della deviazione standard di questo con questi stessi parametri in un periodo volatility stdev MA length, che è sempre a scelta. Sono i famosi 20 e 30, ok? Sono questi due parametri qua. La standard deviation, su quanti campioni calcolare la deviazione standard, e su quanti campioni calcolare la media mobile della deviazione standard, per vedere se è superiore o inferiore alla media. Poi finalmente arriviamo alle condizioni di ingresso. Condition entry long, qua c'è una serie di if annidati per andare a vedere in ogni caso qual è la situazione, quindi se il trend filter è uguale a true,
Salta qua sotto, attenzione alle indentazioni che bisogna sempre mettere le tabulazioni giuste, se no gli if impazziscono. Se trend filter uguale a true, allora se volatility filter uguale a true, indentazione di nuovo, quindi questo è il caso in cui questo, sia il trend filter che il volatility filter sono attivi. Quindi io entro se EMA slope fast è maggiore di EMA slope slow, che è il segnale iniziale sul cross rialzista delle medie mobili, sulla pendenza, e trend condition long e volatility condition. Devono essere tutte verificate. Trend condition long è questa, ok? Anche qua c'era gli if dentro, e volatility condition è questa. Devono essere verificate. Altrimenti, che significa che trend filter è true e volatility filter è false, vado solo a calcolare ovviamente il segnale e trend condition long. Volatility condition me ne frego perché è l'else di questo. Else di quest'altro, quindi significa che trend filter è false. Anche in questo caso vado a andare a creare entrambi i casi su volatility filter true oppure no, e gli dico se volatility filter true segnale e volatility condition, altrimenti solo segnale, quindi non ho la trend condition perché è false. Poi ho lo speculare condition entry short, che è identico chiaramente, però anziché trend condition long avrò trend condition short e anziché il golden cross avrò il death cross con la fast minore della slow. Non ve le sto a ripetere. Condizione di uscita, condition exit long e short è il cross under delle EMA, quindi la death cross mi fa uscire dalla long e la golden cross mi fa uscire dalla short. Poi abbiamo i tre comandi di plot per andare a graficare la slope, la EMA slope fast e EMA slope slow. Quindi questo grafico è creato qui, e poi ingressi e uscite. Quindi banalmente, if condition exit short, chiudi la posizione, soltanto se la position size è minore di 0, così lui verifica se ho aperto una posizione short, che il size diventa meno x, dove x è il size dello short, strategy close. Se invece condition exit long, quindi ho il segnale di uscita, quindi il death cross in questo caso, se ho una posizione long aperta, size maggiore di 0, strategy close, slope long. Invece, if condition entry long, strategy entry, banalmente, con long uguale a true. If condition entry short, strategy entry con long uguale a false, perché entro short. Questo è il codice sorgente. Se avete domande, mi raccomando, fatemele. Lo trovate nel link in descrizione per applicarlo al vostro grafico. Bene, spero che la maggior complessità di questa strategia non vi abbia fatto desistere dal vedere tutto il video. Spero che l'abbiate apprezzato di nuovo, perché ho intenzione, ve l'ho detto, di andare molto in profondità su questo argomento. Se avete qualche cosa che vorreste vedere trattato riguardo a questo argomento, ditemelo, mi raccomando, nei commenti. Se avete dubbi, ponetemi le domande e ci vediamo al prossimo video, dove vedremo invece qualche tool per automatizzare concretamente queste strategie e trasformarle in ordini. Un caro saluto e alla prossima!